Francesco, presentati subito, dite qualcosa di te per chi non ti conosce. Ciao a tutti, sono Francesco Perizza e come atleta di powerlifting lo faccio dal 2009, competo quindi da ormai 15 anni, ho fatto un po' di medaglie, un po' di soddisfazioni, è una passione che si è rivelata più costante del dovuto forse, però mi piace, per cui finché mi piace lo faccio. E al di fuori di questo sono un biologo nutrizionista, ho uno studio un po' diverso come preparazione di base accademica perché io puntavo a fare ricercatore, l'ho fatto, ho fatto un dottorato di ricerca e 4 anni di postdoc, dopodiché ho un po' cambiato orientamento, e per cui il mio background è un po' diverso, ecco, dagli altri. Io sono partito da una base informatica, poi ho fatto biologia, poi ho fatto chimica, ho dottorato in chimica quantistica e fisica con applicazioni in biotecnologie. Il postdoc ho fatto su robe di ricerca di farmaci per la fibrosi polmonare e il cancro al polmone con il fumo del tabacco, per cui il cancro indotto dal fumo del tabacco e tutte le mutazioni genetiche che ne conseguono. E nella mia carriera sono partito da scoprire anzi, mia carriera, la mia passione, perché carriera è venuta dopo. La mia passione, io ho scoperto quanto mi piacesse la biochimica, ragionare in termini di comprensione della biochimica, del metabolismo biologico, non solo umano, in generale proprio, e poi da lì sono andato sempre più nel micro fino agli atomi del dottorato. E per cui non è proprio, tanti mi chiedono cosa devi studiare per sapere quello che sei tu, o per il mondo che lo conosci tu, di scientifico, dico, è un po' diverso, ecco, non sono partito con l'idea, volevo fare un nutrizionista, è stata una passione da sempre, però il mio percorso di studio è un po' diverso. Ok, beh, mi hai fatto bene spiegarlo perché era difficile dirlo a parole mie, quindi meno male che l'hai detto te. Ascolta, vuoi che partiamo subito col dire un pochino in ambito powerlifting? Se vuoi fare la distinzione dopo te su in che disciplina con i pesi si applicano le cose che dici o se vuoi parlare più generalmente dopo dimmi te. Quali sono un po' secondo te, anche magari partendo un po' dal punto di vista proteine, le classiche linee guida che ti senti di dire, cosa ne pensi? Ma allora, io generalmente ho anche tanti ciclisti, combattenti, brasiliani jiu-jitsu, pugili, lotta greco romana, per cui di sport ne ho visti tanti, triatleti, non ho solo il powerlifting. E per cui generalmente io parlerei un po' più in generale e poi eventualmente darei delle specifiche laddove si parla di powerlifting. Anche perché in realtà poi più passa il tempo, più vedo che a parte piccole distinzioni, proteine, poco altro, tutto il resto è molto simile. Beh sì, non facciamo altre premesse che sennò io mi perdo. Allora, discorso proteine, io darei, questo lo dico da un po', io darei più proteine a un ciclista che a un pesista, per ovviamente rapporto peso, perché sennò in senso assoluto mangia di più un pesista proteine, però sul peso corporeo ne mangia di più un ciclista, perché è più stressato metabolicamente. E anche l'adattamento corporeo ti porta a quello che una volta veniva chiamata l'atrofia funzionale, cioè il ciclista adatta il muscolo a fare il lavoro che deve fare sulla bici e quindi il muscolo più performante ci deve entrare tanto ossigeno e questo fa sì che non ci sia un mantenimento massivo della fibra muscolare, ma selettivo, cioè quello che serve e basta. Nel tempo questo, laddove soprattutto i ciclisti che poi sono un po' beh, ho detto sì, ciclisti, ma in realtà un po' tutti, ecco, tutti gli sport aerobici, per cui triatleti, decathlon e così via, sono soggetti ad adattamenti muscolari che sono piuttosto di sfinamento, di ottimizzazione del volume della prestazione per sezione trasversa del muscolo. Non deve essere grosso, sennò non basterà mai l'ossigeno. E questo vuol dire più consumo di catabolismo, scusate, ma mi sono asciugato troppo i capelli. Per cui sì, troppo catabolismo su un atleta, triatleta che sia di questi sport qua, un pesista no, un pesista anzi da tutti gli stimoli endocrinologici con l'allenamento stesso anaerobico per sviluppare muscolo, perché c'è l'acido lattico, c'è la risposta proprio neurovegetativa e neuroendocrina del fatto che dobbiamo mettere un certo tasso di aggressività nel gesto. Non lo ripetiamo 150 volte al minuto
come un ciclista che deve andare a cannone quando chiude il traguardo. Noi facciamo poche alzate. E questo fa sì che il carico è alto, per cui dobbiamo mettere un certo tipo di aggressività che poi porta un adattamento ormonale allo sport. E quindi è molto più facile mantenere la massa muscolare sul pesista. Quello che io vedo è che il pesista si allena, nella donna ancora di più, c'è l'adattamento muscolare dell'allenamento e il peso sale facilmente, non è un problema. Se poi uno mangia benissimo può mettere anche grasso e ritenzione, ovviamente, ma non è detto che sia così e può essere anche sorprendente a volte buttarsi dentro alla pesistica, vedere quanto sia facile rispetto ad altri sport mettere muscolo. E quindi questo è per l'efficientamento del gesto e dello sport in sé, ma anche per la natura anaerobica che facilita lo scopo. Di conseguenza, io non darei mai tante proteine a un pesista quanto ne darei a un ciclista. E starei per un pesista su 1,6 grammi, su persone molto pesanti, sopra il quintale, è facile che mi tengo anche più indietro 1,4 grammi. Io però sto parlando di proteine nobili, scalando il valore biologico delle proteine nobili, per cui se io ho 100 grammi di carne sono circa 86 grammi le proteine effettivamente assimilate dal soggetto. 86-85, poi ci sono diversi, però insomma, i numeri sono questi. E parlo su queste percentuali, tutte le altre ha poco senso trattare. E invece su un ciclista è un attimo che debba mangiarne anche 2 grammi chilo, intanto perché c'è una quota minima che comunque deve entrare. Secondo me, ovviamente, e quindi i ciclisti performanti sono 50, 55, 61 kg, quelli che viaggiano, che ti fanno 30.000 km in un anno, che fanno dei 45 km di media e così via. E quelli 150 grammi di proteine glieli potresti anche dare sotto una gara, se fai il rapporto siamo già 3 grammi in un attimo. E ha mangiato 3 etti di pollo con un uovo la mattina, un yogurt proteico, cioè non è che ha mangiato. Video. E mi è venuto in mente adesso parlando, cosa ne pensi del variare delle necessità di introito proteico col variare della carriera? Ti spiego meglio cosa intendo. Essendo che al passare dagli anni di allenamento, al progredire della carriera, uno tendenzialmente ha molto meno margine di crescita muscolare, secondo te è da riadattare anche l'introito proteico o no? Al di là dell'età, nel senso che dopo magari c'è una resistenza anabolica ad una certa età, allora dopo lì cambiano il discorso con l'anzianità, ma dico, non so, uno che ha il suo secondo anno di allenamento rispetto a uno che ha il 15° anno di allenamento e dici ormai non è che tanti muscoli ancora li metto su. Ma allora, in questo io mi sono anche riscoperto e sorpreso. I recenti allenamenti degli ultimi mesi mi hanno portato ad avere degli sviluppi in circonferenze, soprattutto pettorali e spalle, che non pensavo di avere più. Io sono per i 38 anni, non sono decrepito, però insomma, dopo 15 anni di gare sono adattato, ma ovviamente non sono più 24. Quindi mi aspettavo di non riuscire a mettere 6 centimetri di pettorali, poi perché ho misurato la parte anche solo schiena, solo pettorali, proprio 6 centimetri di pettorali in più. Io direi di no, direi di no. Ho visto gente anche più anziana sulla cinquantina che comunque riusciva a cavarsela bene. Guardando tantissimi, tantissimi esami del sangue, ho visto che generalmente la gestione dell'azotomia e l'azoto in generale, acidi urici, ammoniaca, non andava mai troppo in crisi, neanche appunto i cinquantenni. C'era sempre un adattamento positivo. Ovviamente, piuttosto io alzerei una critica su allenarsi bene, perché in overtraining o troppo leggero, ovviamente, allora entriamo tranquillamente nel discorso che un atleta che si allena leggero c'è un divario mostruoso tra il ventenne e il cinquantenne, perché tanto è già un po' sottoallenato. Quindi conta più la biologia, il potenziale biologico dell'adattamento in sé. Un atleta che si allena bene, invece io vedo dei margini buoni per tutti. L'atleta un pochino più su di età si infiamma prima, si può fermare per qualche acciacco. Dico poi ni perché a 50 anni se hai voglia di fare sport c'è un po' più di determinazione. A volte magari un ventenne o un 22enne si spaventa per un'infiammazione al menisco, o un tendine, si ferma, per cui tutto relativo. Però direi di no. Le proteine sono scientificamente
riconosciuta in letteratura da sempre come essere una dose anabolizzante sopra l'1,1 grammi chilo e non anabolizzante sotto, e con questo non vuol dire che diventano un farmaco dopante, ma sopra l'1,1 grammi per chilo c'è una capacità anabolica di risposta del corpo, cioè quel nutriente entra sopra quella soglia di quantità e il corpo reagisce ormonalmente a quell'alimento, soprattutto carne terrestre più che pesce, o comunque fonti proteiche terrestri come l'uovo sono delle galline, non è carne, è una buona proteina. E per cui sì, direi che conta più questo e non ci sono dei cambiamenti atroci. Ecco, in funzione magari del profilo ormonale se ne può parlare. Se uno inizia ad avere il testosterone verso i livelli minimi e non l'ha mai avuto così, ha avuto sempre un range intermedio tra il valore massimo e il valore minimo, allora lì sì, ok, hai perso capacità anabolica, allora lì probabilmente una parte delle proteine non le sfrutterai più come prima, potresti mangiarne meno. Però poi questo lo vedi guardando azotemia, ammoniaca, urea e acidi urici, lo capisci. E cosa ne pensi un po' del dibattito che c'è ultimamente sulla revisione dell'importanza del timing delle proteine o della distribuzione della giornata delle proteine? Sì, allora se diventa troppo tecnico, virtuoso, è tempo perso, secondo me, perché ci vuole un'equa distribuzione. Le proteine, a parte la funzione plastica, hanno una funzione anche banalmente di sazietà. Per cui mangiarle solo a cena vuol dire che mangi 2 volte e mezzo, anche 3, la quantità di calorie in carboidrati per saziarti al pari delle proteine. E questo ovviamente creerebbe scompensi metabolici, non per forza che ti viene qualcosa di alterazione della glicemia o altri problemi più gravi, ma proprio il metabolismo non rende bene, anche perché la risposta anabolica richiede sia glucosio che aminoacidi. E quindi io le distribuirei bene, partirei la giornata a colazione senza fare i salti mortali con le proteine, fonti variegate, a volte anche solo un cereale, cioè si può una volta star leggeri con un cereale, avena, contare di prendere le proteine da lì, il giorno magari che non ti alleni, ma non è fondamentale, e poi invece magari c'è quella volta le uova, un latticino, insomma una cosa un po' più sostanziosa di proteine, e si alterna. E metterei la maggior parte delle proteine pranzo e cena. Poi in base all'intervento calorico si può vedere se ha senso mettere proteine anche negli spuntini, dipende, lì poi bisogna vedere anche il target, quante calorie può mangiare la persona e così via. Però il timing non lo vedo, cioè che se sbagli il timing non metti muscolo, ecco. La finestra di recupero genetica dall'allenamento dura 36 ore. Più tempo perdi, ovviamente peggio è. Per dare affinità a un atleta a essere capace di recuperare tanto, risolvi banalmente con un po' di aminoacidi essenziali post-allenamento. 6 grammi fanno quasi 18 grammi, 16 grammi di proteine del latte, quindi già 10 grammi iniziano a farne 25-26, no, sarebbero 24 ore in realtà. Quindi facciamo 25 grammi di proteine del latte e gli dai subito dopo, fino ad aver finito l'allenamento, è l'input massimo che gli puoi dare per far sì che quel recupero genetico che si mette in moto quando c'è il danno parta già benissimo, perché dopodiché si suppone che metti gli aminoacidi subito, poi da lì a 1 ora, 2 ore qualcosa mangi, e la giornata va avanti, poi ti riposerai, per cui non vedo ulteriori urgenze sul timing delle proteine. Per quanto riguarda i carboidrati nel powerlifting, se dovessi anche qua genericamente dare due indicazioni, o magari facciamo così, guarda, senza che ti lascio divagare troppo, quello che secondo te vedi che potrebbe essere migliorato in base, insomma, all'ambiente, a quello che vedi fare. Allora, sicuramente che la prestazione non dipende dalle proteine, la prestazione massimale soprattutto, e nel singolo evento sto parlando, estremizzando il concetto, e dagli acidi grassi poco, cioè se uno deve fare un SBD o una gara alle 4 del pomeriggio può anche contare che nella giornata entri un po' di acidi grassi, però comunque il driver sono sempre carboidrati e non sono mai le proteine sono pesanti da digerire, se eccedi e poi ti alleni, a parte la pesantezza gastrica c'è l'eccesso di azoto e di ammoniaca che ti stressa il sistema nervoso, per
per cui i carboidrati sono più cruciali, sono sicuramente la cosa più logica da usare. Non sarei per una quantità esorbitante superiore al 30% di carboidrati semplici, zuccheri, frutta e così via. Sarei più per gli amidi perché è un controllo maggiore. Cioè, è scontato eventualmente dirlo, sono il carburante della prestazione di tutti gli sport in realtà. E sicuramente in uno sport come il nostro serve molto di più ravvicinato alla prestazione, mentre un pugile o un ciclista sì, gli serve, però il pugile non può mangiare niente, se no vomita mentre combatte, e il ciclista deve buttare giù dei gel perché se si appesantisce lo stomaco poi perde anche 5-6 km di media. Ok, e secondo te quali sono le principali, diciamo, cose che potrebbero essere migliorate a livello alimentare dai powerlifting? A parte che secondo me, correggimi se sbaglio, negli ultimi, boh, 3, 4, 5 anni si è parecchio rivoluzionato il discorso alimentazione in ambito della maggior parte dei powerlifter, anche semi-amatoriali rispetto a mai quando abbiamo cominciato. Cioè, se penso a com'era. Sì, c'era tutta un'altra mentalità proprio sull'approccio all'alimentazione. Però, diciamo, nonostante sia andato molto a evolversi, quali sono secondo te le cose che potrebbero essere migliorate ancora? Ma oddio, vedo che la cultura si sta evolvendo finalmente e anche per fortuna. Quando ho cominciato, nel giro di poco, poi ho iniziato a metterci nella mia passione di divulgare qualcosa, quando ai tempi si ragionava solo a seminario, cioè io ho cominciato che non c'era praticamente niente che non fosse YouTube e Facebook. E dire che le proteine non servivano a mettere muscolo e che erano importanti i carboidrati per avere comunque la capacità di usare energia per sintetizzare proteine era una roba da pazzi, cioè ero una persona strana, bizzarra, che non aveva capito niente. Adesso ci si sta rendendo conto che insomma servono i carboidrati e secondo me è un retaggio culturale del passato che stiamo perdendo ed è una fortuna adesso che si stia iniziando a capire che insomma ci vuole più bilanciamento nella quotidianità. Perciò, insomma, il miglioramento attuale non vedrai niente di diverso da quello che sta succedendo, cioè continuare a dare la percezione alle persone che questa è la strada che funziona, piuttosto che mangiare carne e acqua come facevano negli anni 80, che non è proprio un granché, ecco. Sì, dopo secondo me c'è stato anche un po' più di attenzione al discorso salute, che è venuto forse un po' insieme al cambiamento col discorso un po' più di attenzione all'estetica e di conseguenza ma le persone stanno iniziando a dire ok, non è che perché faccio powerlifting posso scofanarmi qualsiasi cosa, però se ripenso a come è stato il year di tanto tempo fa, cioè, l'importante era riempire, basta, cioè, pareva che potessi fare qualsiasi cosa e questo era quello che si raccontava in spogliatoio. Non lo so se anche te vedi questo parallelismo col discorso salute che adesso è stata inserita anche dentro nell'alimentazione, che poi è fatalità per tanti versi, correggimi se sbaglio, per tanti versi le cose che ti possono portare a lungo termine a migliorare la prestazione e la fisicità sono anche poi quelle che hanno spesso e volentieri un discorso anche salute abbinato. Sì, io infatti stavo per dirti questo, cioè per quanto è un'analisi bella quello che hai detto, temo che l'individuo medio, ma non voglio sminuire nessuno, il ragionamento medio che fa la persona che si occupa e si preoccupa di migliorare la prestazione non gli interessa a prescindere nel breve periodo se mangiare, cioè io ho visto gente, cioè, mangiare 16 tuorli d'uovo a colazione per fare la chetogenica. Io ho visto robe da fuori di testa. E non credo che a molti, ma anche inconsciamente, interessi troppo. Cioè, si va alla ricerca del metodo e si prova la carne e acqua, si provava, spero, però qualcuno forse lo fa ancora, e carne e acqua o altri approcci pazzeschi, fuori di testa. E poi si prova anche quello che funziona meglio. E fortunatamente poi c'è il feedback, cioè io sono fortino, ho provato questa dieta che ha anche i carboidrati e sto meglio, sono più leggero, meno pesante, meno acidità di stomaco. Lo dico anche al mio amico che si allena con me adesso. Allora lui magari prima prova anche lui carne e acqua, prima prova la chetogenica, prima prova la Warrior Diet, poi si fa convincere e prova quello che gli ho detto io, più o meno perlomeno, un'idea vaga.
e si rende conto che tutto sommato non è male. Per cui secondo me è questo, come hai detto tu, che sta facendo fare lo scatto, cioè quando inizi a contare la prestazione, guardi con criticità quello che non sta funzionando e dopo ti rendi conto che al contempo ti fa anche stare bene, oltre che quello puoi riscontrare con l'esame del sangue, però secondo me lo starter è stato quello, cioè io voglio essere performante. Prima zio Peppino mi diceva che dovevo mangiare come un maialino, adesso mi rendo conto che in realtà la gente non è più pazza e fa cose da fuori di testa, ma c'è l'attenzione, ma l'attenzione della salubrità secondo me è arrivata molto dopo. È arrivata quando oramai era già in atto il cambiamento, cioè già ci si poteva rendere conto che mangiare in un certo modo, diventare dei barili o comunque mangiare quello che volevi sempre perché tanto sollevavi dei pesi, era già finito, era già stemperato nella cultura. Se dovessimo invece adesso parlare un attimino di, sempre in ottica powerlifting, sempre in ottica di atleti che sono insomma già navigati non all'inizio, e parlando invece di fasi di salire di peso, fasi di chiamiamole massa, chiamiamole come volete, come imposteresti un surplus calorico? Cioè, quanto surplus calorico, chiaramente ovvio, dipende dal caso a caso, dipende qual è l'obiettivo, il tempo a disposizione, insomma, ovvie cose, però. A spanne, che indicazioni daresti se uno dice: boh, non ne so niente, ho letto qualcosa, per chi ascolta, voglio salire di categoria di peso, ho un po' di chili da prendere da qua avanti, però so che non è che abbia tutto sto grandissimo margine, quindi prenderò anche grasso perché insomma non è che ho iniziato ieri. Quanto surplus calorico, come imposteresti le cose? Ma parlando di medie statistiche, io generalmente faccio scatti che possono essere dalle 200 alle 400 calorie. Li chiamo scatti perché bene o male avvengono ogni 2 o 4 settimane, in base anche alle tempistiche che si hanno da qui alla gara. È ovvio che se mi viene una persona, ci sono 6 settimane prima della gara, pesa 80, no scusami, pesa 90 e vuole riempire la 105, ti dico guarda, in 105 ci andiamo, però ci andrai a 94, cioè no, 95 se ti va proprio benissimo. E poi alle prossime gare penseremo ad andarci con della qualità. Però generalmente gli scatti che faccio sono questi. Come introito calorico di surplus generico da una norma calorica, io ragiono un po' diversamente perché, per farla semplicissima, perché io poi parto per la tangente, 2500 calorie con il 25% di grassi ti sporcano e ti fanno prendere peso molto peggio che 3000 calorie all'11% di grassi. Soprattutto per una persona che non è particolarmente, diciamo, geneticamente adatta a digerire e gestire gli acidi grassi. Però se, questo è vero sempre. Poi per chi ha poche lipasi, peggio ancora. Ingrassa malissimo con tanti grassi. Quindi non ragiono necessariamente per il gap in sé, che è più o meno sempre quello, ma data la baseline di una dieta sostenibile, faccio questi scatti per dire: 200 calorie non fanno chissà quali danni, cioè distribuite su 3 o 5 pasti, non te ne accorgi neanche di mangiare 200 calorie, per cui è anche una quantità che gestisci in fretta. È una quantità che se non va bene dopo una settimana la puoi correggere di nuovo, non stai facendo grossi danni e scala bene, ecco, 200-250. Ci sono ovviamente eccezioni, ma non voglio parlarle, se no ti dico un quarto d'ora di eccezioni. Domanda su un soggetto che è già a una quota calorica abbastanza alta, che fa fatica a prendere peso, ma fa un lavorativo, quindi consuma, si muove tanti passi, eccetera. Una percentuale di grassi così bassa, come dicevi, quella dell'11%, ci può essere il caso in cui uno faccia fatica a raggiungere il target calorico, perché appunto mai bisogna mangiare parecchie di calorie. E a quel punto dici: cosa faccio? Me la gioco con aumentando i grassi o. No, no, sì, io adesso non è che faccio diete solo al 10-11% di grassi, arrivo al 15, al 18, era giusto per dare un esempio. Si può fare assolutamente, poi in parte gli acidi grassi io parto sempre trattandoli come una fonte passiva, cioè mangi la carne, mangi la pasta, mangi un altro alimento e ogni alimento contiene un po' di grassi, tranne
alimenti super magri, però fondamentalmente solo i latticini freschi, li puoi prendere quasi allo 0% o allo 0%. E tutti gli altri un po' di grassi li portano, più aumentano i volumi, più porti dentro qualcosa. E anche per dare un po' di variabilità, non è che puoi mangiare sempre il pollo, già solo cambi carne, vai su manzo, cavallo, coniglio o fai su del pesce, è un attimo mettere dentro più grassi. E diventa ovviamente una chiave, però se puoi mangiare 3.000 o 4.000 calorie in un giorno o di più, sei sicuramente una persona che gestisce bene i grassi, cioè hai generalmente una funzionalità gastrica discretamente buona, altrimenti già quando arrivi a 2005 tutto qui. Ok, e, se dovessi continuare l'esempio di prima, no? Di uno di 80 kg che vuole riempire la 100, no, scusa, era di 90 kg che vuole riempire la 105, in tutto questo percorso che è piuttosto lungo, gli metti anche delle fasi, gli metteresti in mezzo delle fasi di mantenimento dei, chiamiamoli, mini cut, delle fasi di fermare, oppure sarebbe un percorso lento ma continuo fino all'obiettivo? No, io di solito lascio le cose crescere finché crescono, poi siccome nel cambiamento corporeo c'è un adattamento neurovegetativo, cioè l'ipofisi si rende conto che c'è un aumento di peso, questo va a impattare su cuore, reni, pancreas, fegato e a un certo punto si oppone, è un meccanismo di difesa, per cui cambiando l'equilibrio di grelline e altri ormoni, altre molecole. Si cambia l'equilibrio di glicolisi, si cambiano tante altre cose, la permeabilità dell'intestino, anche per ridurre un po' l'impatto dei nutrienti che entrano. E quindi magari una persona che comincia a 90 kg e vuole entrare in 105, arriva facilmente a 96 kg e poi anche aumentando di 1000 calorie sta fermo a 96 kg per 8 mesi. E quindi di conseguenza non sto lì a dire prima fermiamoci a 94. Perché non vale il gioco di fermarsi prima che tu, che l'ipofisi e che l'organismo dica basta. Non è questo il meccanismo genetico che fa scattare tutto. Ma tu pian piano arrivi, il più pulito possibile, il più qualitativo possibile, contando sempre che la performance sia il target primario. Quando ti blocchi, si valuta qual è il meccanismo del blocco che te lo può causare, il profilo calorico che stai seguendo, perché se ti blocchi 96 kg, e mangi 2500 calorie, magari provi ad andare verso le 3000. Se ti blocchi 96 kg e sei 4000 calorie, dici, magari capita che arriviamo a 4800 e non succede ancora niente. Di conseguenza si valuta un po' il caso e poi si decide. Io cerco di arrivare a quella soglia lì di rallentamento del peso e della qualità estetica e della prestazione, che sono secondari, però insomma il peso ti dice sono fermo. Domanda, come vai di qualità estetica, come vai di prestazione? Se tutto cresce, magari freghiamocene che il peso sta fermo, aggiungiamo ancora 300 calorie, 200, quello che deve essere. E se no, se tutto fermo, magari dici, ok, portiamo pazienza, magari passi due blocchi da 4 settimane di allenamento, tiri un po' di volume, tiri un po' di stress, il tuo corpo si sblocca da solo e riparti. E allora lì, ok. Sei ripartito, consumi più calorie perché magari i volumi sono più alti, hai carichi più alti, hai più fame, più calorie, ma hai più fame, che è una chiave. Capito. Allo stesso tempo, se dovessimo fare il processo inverso, anche lì, non so, un 105 che vuole scendere sotto i meno 93, insomma, un dimagrimento importante, fai più o meno la logica inversa, cioè finché scende pulito senza grossi effetti collaterali, tu continui o li metti a priori, non No, so, una soglia al 5% del peso corporeo perso, una pausa o cose di questo tipo? lì ascolto il feedback, cioè c'è una soglia di calo peso che oltre la quale farei cagare in tutto. Cioè da 105 magari arrivi spedito 98, che dici che bello, ho già perso 7 kg. Arrivi 98, boh, passi, arrivi a 96 e mezzo. Hai perso 20 kg di panca, fai 15 kg meno di squat, fai 35 kg meno di stacco. Perché ormai hai superato quella soglia di peso corporeo che ti ha cambiato le leve, ti ha cambiato la capacità di adattarti, ti dà recupero vo volumetrico dell'ossigeno nel sangue, ma ti toglie capacità nervosa, perché comunque lo fai se non con un deficit spinto, comunque con un deficit moderato.
e questo prima o poi spegne e stacca un po' la spina anche al sistema nervoso. Quindi laddove si arriva, e cerco di farlo col dovuto modo, perché più lo fai abitualmente, peggio è per la prestazione, quando si arriva a soffrire un po' questa cosa qui, le tattiche sono due. Se la sofferenza è minima, ho perso 5 kg di panca, squat e stacco invariati, proviamo davanti un altro po', di solito, io sto parlando un po' genericamente. Se invece una persona gli dice, guarda, tra adesso e 2 settimane fa ho perso tanto, allora fermiamoci, riprendiamo 1 chilo, respira, mangia un po' di più e poi torniamo giù. Detto questo, un 105, se è forte, mediamente forte, diciamo tra i primi 15 della 105, glielo chiedo 20 volte se vuole calare andare al 93, perché è difficile che abbia così tanto margine da perdere di acqua e adipe per dire poi questi chili più o meno te li trasporti in un'altra categoria. È capace che ti porti 80 kg meno sul totale, e quindi dopo magari perlomeno non sei contento. Poi se poi vinci 93 se ne parla, però non l'ho mai visto succedere, non in un anno, ecco. Infatti, guarda, mi hai tolto le parole di bocca, perché la cosa che notavo anch'io dopo, dimmi se conferma un po' quello che hai visto anche te, è che quando si fa un passaggio di questo tipo, come dicevamo, da 105 a 93, non in un anno, cioè nel primo anno la soffri, dopo magari l'anno dopo, che non sei più in arrivo da una maratona sostanzialmente, ma ti sei stabilizzato, ma hai fatto delle fasi dove hai ripreso a mangiare un po' di più, non sei più in modalità sopravvivenza, ma recuperi una parte di quello che hai perso di prestazioni. Non è detto che quei famosi 20-30 kg che hai perso, che dicevi prima, poi siano in eterno. No, 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 per carità, assolutamente, sono d'accordissimo. Lo posso dire anche su me stesso. Io quando ho fatto il dottorato ero 116-117 kg, 115-118. Poi ho preso un paio di chili perché ho ripreso ad allenarmi seriamente, ero sui 119-120. Morì mio padre, quindi dieta, discorsi salutistici proprio no. Arrivai a 142-144 kg, 44 sfiorati, 43. Però appunto non era proprio un periodo piacevole della mia vita. Mi imposi, riuscii a perdere circa 8 kg, 136 kg, poi andavo un po' su, un po' giù, 139, negli anni, in mezzo al Covid, per cui avevo preso la passione poco prima che morisse mio padre di andare in bici, come se, cosa secondaria, ma stavo accumulando dei 200-250 km al mese, che per un 120 kg, credetemi, insomma, lo senti lo stesso, e hai 20, 25, 28 km/h. E poi, pesando così tanto, col Covid di mezzo che non mi permetteva neanche di fare facilmente un po' di bici che mi avrebbe aiutato, mi sono detto: ok, qua non mi sblocco mentalmente, mi sono bloccato in questo impasse della sofferenza degli anni passati, mi impongo una gara. Mi sono iscritto in 120 2 anni fa. E devo calare, devo essere 120. E ho perso fondamentalmente 22 kg, 21 kg in 10 mesi. Non l'avrei detto di fare a nessun altro che non fossi io, perché io mi do il feedback a giornata, mi peso, mi vedo, sento com'è la panca oggi, e ci sono riuscito. A 126 kg ho perso prestazione. Sotto i 126 kg, quei 2,10, 2,15 di panca che venivano, 2,15 venivano su ogni tanto mai fatti in gara. 2,10 erano sicuri. Sono passato al down totale, era che 190-195 erano faticosi di panca. Era cambiato tutto l'appoggio, c'era più ROM, c'era almeno un dito in più di ROM, tante cose erano cambiate. Lo squat andava un filo più agile perché tutto sommato ho sofferto, soprattutto sulle ginocchia. Ma poi stringendo un buco la cintura, insomma, le ginocchia hanno sofferto uguale, però almeno il core teneva lo stesso come quando pesavo 140. Lo stacco sono migliorato perché cintura più stretta, più compatto, meno ingombro sul bilanciere, ho tirato di più. Io ho fatto 3,33 tra l'altro con la gara, ultimamente adesso. Però è stata un'impresa che non chiederei a nessuno di fare, che ovviamente la fai a 140-150, non a 105 per la 93. Anche se il margine di chili sono meno, è comunque troppo pesante per una persona. Se invece un 105 è inizialmente, non so, 500 kg di totale, appena iniziato, ha tantissimo adipe, allora dici, vabbè, allora si può anche fare.
Sì, chiaro, tutto un altro discorso. Infatti qua mi fai allacciare un'altra cosa che avrei voluto toccare, perché mi dicevi sulle ginocchia l'ho sofferto, no? E qua si aggancia il discorso del un po' come cambiano le leve, un po' come cambiano i chili, un po' come cambia il punto difficile dell'alzata in base anche alle proporzioni corporee e a quello che volevo dire adesso, cioè con un calo peso, se il calo peso è importante, dopo a seconda di quanto in rapporto al peso totale, dove era distribuito quel peso, eccetera, io ho notato che c'è spesso un cambiamento anche nella resistenza agli infortuni. È chiaro che, come dicevi te, se ho due dita in più da scendere in panca rispetto a prima, per la spalla non è la stessa cosa, soprattutto se nel frattempo quei chili sono diventati anche più pesanti, ma non solo perché devo scendere di più, ma anche perché proprio ho meno energia, meno forza, meno tutto. Idem nello squat, se quando scendo prima ero proprio sostenuto, no, dalla coscia, dall'addome che preme, quindi meno carico sostanzialmente reale c'è cioè in quel punto lì, e adesso c'è quel carico lì, è chiaro che soprattutto se il cambiamento è stato fatto in poco tempo, ti trovi che le articolazioni mai non sono così condizionate a gestire quei carichi in quegli angoli, in quel modo, come erano prima. Tu hai notato effettivamente questa cosa qua di magari persone che fanno dimagrimenti importanti e hanno un cambiamento a livello di infortuni? Sì, a volte direi sulle donne con margini di peso piccolissimi, cioè bastavano anche 2 kg per creare non il danno, ma l'infiammazione, l'esacerbazione di un problema già esistente, che fossero vecchie protrusioni che hanno fatto un po' di calcificazioni, quindi poi un po' di artrosi e non la sentono a 65 kg in peso per la categoria C o a 59, 60 kg stanno bene a 57. Male, quindi lo fanno solo per la gara, patiscono la gara e poi smettono, riprendono peso per sopravvivere. Un uomo di solito ha più margine, ma anche perché parliamo di pesi corporei maggiori, ecco, un 56 kg probabilmente, no, scusami, 56, 59 kg, no, aspetta, qual è la categoria più piccola? 56 maschile. La 66 maschile sotto c'è 50, non so se c'è Sì, anche la 50 qualcosa, non vorrei nel fare sbagliare 59 i cambiamenti. Questa la dice lunga su cosa ci interessa guardare, che categorie ci interessano No, che è guardare. successo un sacco di tempo fa che l'hanno tolta. Io ero ai primi anni, forse l'hanno tolta che dovevo ancora cominciare a fare powerlifting. Ed era una questione che avevano riscontrato dei casi di anoressia grave. Magari c'era uno che, perché anni fa il powerlifting era diverso, ti iscrivevi in giornata alle gare nazionali, cioè tu entravi lì e dici, vabbè, io sono qui, ho visto il palazzetto, cioè se uno passava dal palazzetto vedeva cosa fanno, diceva una gara, beh, cosa. Mi iscrivo, posso? Cosa costa? Boh, ah, fatto. Finita. Come faccio la gara? Vado in pedana, non so cosa sto facendo. E al contempo, invece, ad alti livelli, ai mondiali, c'erano atleti che magari tagliavano 10 kg per sperare di avere la stessa forza, che poi non succedeva quasi mai, e gente che stava male. O gente che per tentare di riuscire a fare questi number qua da UFO, detti alla parmigiana, comunque poi si creava il disturbo alimentare, che poi continuava anche al di fuori della gara. Quindi l'hanno tolta, anche perché erano pochi gli atleti. Fondamentalmente era un'eccezione più che altro dei sub-junior e junior, perché magari era molto più facile pesare perché erano bassini e ci riuscivano. E quindi è stata tolta. Sì, ho avuto una defiance sulle categorie di peso leggero. Comunque, stavo dicendo infiammazione. Sì, sugli uomini magari si parla di 6 kg, 4 kg, dipende. Chi ha già avuto lesioni, danni, operazioni al ginocchio, magari di nuovo ne bastano 2,5 per creare il problema. Poi l'altra cosa che vedo un po' più resiliente nell'uomo è la tolleranza, cioè l'uomo sente prima il male e lo porta un po' più avanti, la donna sopporta tanto il male, forse lo sente anche in ritardo. Poi però la soglia di finale che dopo non ce la fai più arriva prima. Arriva un po' prima. Per quante ne ho viste io, non è che ne ho viste 20.000. Però generalmente la donna quando c'è voglia mette tanto carattere, supporta tanto, però poi quella soglia finale di dolore che ti spegne arriva prima. Invece l'uomo magari patisce un po' di più. Patisce prima, quando ancora il dolore è più leggero. Quindi porta più pazienza mentale, soffre di più, lotta più tempo con il dolore, però quando poi c'è da dare quella grattata finale che ti fa male, che senti che ti sta facendo male,
In tanti casi, non in tutti, l'uomo spunta un po' di più, che poi in realtà è la rovina perché dopo ti fai più male. Detto questo, ho visto donne tirare veramente dei chili impensabili, e quindi non è una regola, però ho visto il comportamento di base che è questo, per cui un po' questo può nascondere il fatto che poi la donna magari riesce a prendersi più cura di sé da questo punto di vista. L'uomo invece magari è capace che si porta via tre protrusioni. Si allena 6 anni e quando veramente non ne può più, allora scopre che ha 3 protrusioni o 4. Invece magari la donna la prima la sente, sopporta, però poi sentendo che il male c'è, forse anche solo una questione di autoconservazione che noi abbiamo meno, perché ci sta. Sempre, sempre avrò tante teorie evoluzionistiche qua su questi discorsi, però vabbè, no, lasciamo perdere le digressioni. Per tornare al discorso di dimagrimento e infortuni, io ho notato che ognuno ha un po' una sua soglia di un peso corporeo, oltre al quale, al di là della prestazione, oltre al quale ti cambiano queste cose qua degli infortuni. Per esempio, non lo so, tu mi dicevi, guarda, io a 126 mi pare che avessi detto, ho visto il cambiamento, dopo magari era un caso particolare, però nel mio caso io dico, ok, io so che sopra un certo peso corporeo reggo più di un tot di panca, sotto, nonostante a me sembra di fatto tutto uguale, nonostante riabbassi i carichi perché il massimale è un po' più basso, non reggo la stessa quantità. E c'è un po' una soglia come, no? Magari questa qua è anche difficile da trovare perché alcuni persone mai non hanno mai fatto tutti i passaggi, non hanno fatto tutto lo spettro dei loro pesi corporei per capire dove hanno la prestazione migliore, dove reggono di più, dove reggono di meno. E a volte questo è affascinante perché magari al salire del peso corporeo, uno non so, pesa 80 kg e è 1,85 m, 80 kg, arriva 82, 83, non succede niente, arriva a 90, puff, cambia tutto. A 90, magia, reggi di più, ti passano i dolori, ti senti bene nello squat, non ti senti cedere la schiena sotto, che mai l'hai sempre sentita un po' così, adesso te la senti solida. E quindi il discorso del peso corporeo, secondo me, è un discorso molto, molto affascinante dal punto di vista infortuni. Sì, assolutamente. Lì le componenti secondo me sono tre, cioè la persona che ha la sua percezione e dà il suo feedback, l'allenatore che può vedere, che può capire se c'è qualcosa che non vada fuori, che non è facilissimo, per cui lo metto sempre in secondo posto, e poi parallelamente c'è il contributo del nutrizionista o di chi si occupa di questa cosa. Perché comunque banalmente una cosa che può sfangare tante situazioni scomode in un calo peso è sei in deficit, boh, carboidrati, maltodestrine in allenamento, così tu ti fai la giornata in deficit, ma hai un surplus calorico proprio mentre ti alleni, di roba spiccia, leggera, maltosio, quello che deve essere. Così almeno ti si accendono un po' di più le lampadine quando ti alleni, che non è la stessa cosa che mangiare più calorie tutto il giorno, però intanto soffri meno e quello è un aiuto. Però, ecco, cosa importante che volevo dire, ecco perché ho cominciato con questo, che l'atleta è importante per il feedback suo, che è quello più importante di tutti, ma poi ti ritrovi nel problema intrinseco in cui più sei fragile, debole, più se il muscolo non ce la fa, il problema va sul tendine e sull'articolazione, che è anche il motivo che secondo me è generalmente secondario, però può diventare primario in un attimo. Cali peso, hai meno energie, se non reggi un certo volume, arrivano quelle 2 o 3 ripetizioni, una ripetizione che è fuori completamente la tua capacità di spinta, la fai, detta brutalmente, non con i muscoli, ma con le articolazioni. Schieni, compensi, butti avanti un braccio, butti su una spalla della panca, insomma, no, cerchi di uscirne. E quello poi però con il muscolo sfiancato. Il muscolo protegge il tendine perché se il muscolo lavora è l'elemento elastico che dissipa anche lo stress meccanico. Se il muscolo cede, porta più vibrazioni al tendine. Adesso io qua entro in un mondo che ho studiato non tantissimo, per cui se dico una minchiata, lo dici tu. E se lo sforzo è troppo alto, magari nella panca butto fuori una spalla, cerco di recuperare con qualcosa di muscolo più riposato del resto e gratto sulla confederatatore o tiro un tendine, lo faccio una volta, lo faccio cinque, mi ritrovo con tendinite, borsite, oddio, con più tempo anche un'erosione della cartilagine,
E quindi sì, è cruciale per motivo per cui l'atleta dovrebbe ascoltarsi sempre un po'. Parlando invece di taglio peso a livello di diciamo, misure estreme per rientrare in categoria di peso. Misure estreme, mi spiego, non so, water cut o questo genere di cose qui, tipiche del powerlifting, non so, taglio di liquidi o water loading dopo il cut, queste cose qui. Che strategie prediligi te? Ah, io vado, le ho provate tutte, su di me le ho provate tutte, sugli altri alcune, non tutte, quelle che proprio non funzionavano le ho lasciate stare. Di base io parto per un gioco di acqua, perché se lo fai bene è ciò che non scompensa gli elettroliti del corpo. Tante volte ho visto atleti che gli veniva quasi da svenire, non miei, non che seguivo io. Però che erano deboli, gli veniva da svenire o si lamentavano che avevano svenimenti durante la gara. E lì vuol dire che se anche hai fatto un taglio liquidi l'hai fatto male, perché hai scompensato gli elettroliti, pressione che va o troppo bassa o troppo alta, ma comunque quasi aritmica, cioè magari hai dei picchi di pressione, tutto a posto, poi sale lo sforzo, crisi vagale, perché gli elettroliti sono bassi, pressione sotto i piedi, non spingi più, per cui magari va tutto da Dio fino all'80%. Tocchi 85, stanchetto 90, tilt completo, spento. E da lì poi comincia, va sempre peggio per ogni singola alzata. E quando sbaglio gli elettroliti è così. Altre cose che ho visto, per cui io parto liquidi alti, se serve faccio un carico di sale, non è detto che serva, ultimamente non lo sto più facendo spesso, e poi scarico l'acqua, possibilmente in 6 giorni o 10, se una persona è molto inchiodata con l'acqua. Introiti alti, una regola base potrebbe essere se bevi X raddoppi per 4 giorni e poi torni alla quantità originale e poi la dimezzi il giorno pre-gara. Se serve qualche drenante integratore naturale, bromelina, cose semplici. E quello che faccio io di solito è questo. Quello che ho visto fare che non mi entusiasma troppo, ad esempio, che ultimamente va stra di moda, coniato da un bodybuilder discretamente pieno del 2010-2014, era water cut, gut cut. No, lo ribadisco, a parte che ha provato più volte a cercare di entrare a Mister Olimpia, per cui insomma, cioè non ci raccontiamo bugie, è un americano, adesso non mi ricordo il nome, se vedo la faccia te lo so dire, ma non mi ricordo il nome. Non quello che comunque ha divulgato la cosa, cioè quello che l'ha divulgata era un suo atleta, che è preparato da lui. E fondamentalmente lì facevano carico di acqua e taglio dell'intestino, che poi è anche voluto dirlo così, però agli americani gli piace dire le cose un po' così, da macellare. E non mi piace perché si basa sul fatto che comunque qualsiasi svuotamento intestinale che tu conduci deve esserci una forza lassativa, che sia chimica osmolare, quindi un lassativo semplice o un lassativo chimico, o se no cosa altro ci può fare, fibre. Lassativo meccanico, però lassativo meccanico è un riempitivo per cui cioè tu togli qualcosa e metti qualcos'altro dentro, in realtà non stai cambiando niente. Quella fibra comunque tiene acqua, per cui fai un lassativo che deve essere tendenzialmente osmolare chimico. Lo fanno molti con le proteine in polvere e le mandorle, che sono il frutto secco più lassativo tra i frutti secchi, per cui mangi tante mandorle che devono andare in bagno, proteine per conto bilanciare. Un polvo nutritivo e l'impoverimento dell'intestino che dai svuotandolo, perché se svuoti l'intestino, l'intestino non è che è pieno per darci sconfort, per darci problemi esistenziali, o sono gonfio, la pancia è gonfia, ma serve per creare tantissime cose. I microrganismi producono vitamine e tantissime altre funzioni, ci proteggono da patogeni. Svuotarlo è tutto un gioco anche di tempo, magari in 48 ore anche ci stai dentro bene. Se lo fai per 6 giorni o 5, probabilmente poi sei completamente in tilt a livello di elettroliti, perché a quel punto è da troppo tempo che il corpo è in deficit di cibo solido decente e questo non gli dà modo di gestire, perché il colon gestisce l'equilibrio idrico del corpo, e però si presuppone che ci sia un rimescolamento continuo in input anche introito di cibo solido. Se glielo togli, gli dai tanti fanno un pasto al giorno solido, tutti gli altri liquidi.
cioè, ti può andare bene perché magari lo fai di 2 giorni o di tre e ti va di culo, lo fai di quattro e scazzi tutto e sei spento in gara. Io non l'ho mai fatto perché non mi è piaciuto. Io piuttosto, per quanto sia poi brutto, preferisco una cosa più rapida, un lassativo chimico, se proprio devi farlo svuotamento intestinale. Cosa che io ho fatto, ho portato in gara dove ho vinto, per cui posso dire che se non altro, anche se comunque un po' mi dava spossatezza, almeno la gara l'ho fatta e l'ho vinta uguale, anzi, cioè, facendo anche dei chili interessanti. Il problema che poi non mi piace di questo CatCat sono l'introito mostruoso di acidi grassi, da frutta secca, tra l'altro. Per forza, non hai scelta, ti tocca mettere dentro grassi. Sì, poi fondamentalmente la mandorla, cioè una volta quando la popolazione europea non era più troppo povera, dall'olio di fecola di merluzzo, che te lo tiravano dietro nella schiena perché ce n'era sempre in abbondanza, o olio di balena, ti davano l'olio di mandorla, che era la cosa più pregiata, però a fine 1700 iniziava a essere abbastanza abbordabile come prezzo, l'olio di mandorla era discretamente lassativo, per cui un paio di cucchiai finché non ti sbloccavi andava in bagno. Però tutto ciò che è lassativo comporta uno scompenso nel flusso dell'acqua nell'organismo. Quindi se succede per brevi tempi, magari ci stai dentro. Sbagli e lì bastano anche 5 ore in più, che ti scende troppo il potassio, dopodiché fine, cioè il muscolo non spinge. Il sarcoplasma non lavora bene, non scambia glucosio e calcio durante la liberazione di ATP e l'idrolisi di ATP in ADP, per cui dopo diventa un casino. In un attimo diventa un tilt. E non mi piace fare affidamento perché è ovvio che se ti va di lusso, ti va bene, dici ok, ho fatto un taglio peso alternativo, se ti va male, l'atleta magari ti fa un totale che è il suo 90%. Uno è solo il 10%, però ferma, non è soddisfacente, cioè in gara cerchi di fare il tuo 100 o di più, non di meno. Prima mi accennavi al carico anche del sale, oltre al discorso del carico d'acqua. Quanto prima cominceresti col carico di sale? Quando si aumenta l'acqua? Per circa 48 ore, massimo, non di più. E non lo sto più facendo perché ho visto che generalmente non è più così cruciale, cioè è un po' come dire, mi sono reso conto che era quasi più un gioco. A un certo punto per me è stata una conclusione che su certe persone può servire, soprattutto se uno mangia iposodico, perché se parti mangiando iposodico, non sali l'acqua della pasta, non metti il sale nella carne, lo scarico dei liquidi viene male, perché hai poco sodio da scambiare. Allora lì serve. Per le persone normali o che mangiano già salato di loro non serve a niente, se non che vedi già i primi 2 giorni in cui aumenti l'introito idrico che il peso sale. E esatto, sale che scende discretamente, insomma, in 24 ore, ecco, poco di più, poco di meno, già è un sollievo, dici, ah, sta già funzionando. Perché? Perché in un taglio liquidi pulito fatto senza il carico del sale, la magia del calo peso finale arriva nelle ultime 36 ore prima della gara. Quindi lì, se non vedi, cioè io ho persone che magari pesano 96 kg, fanno il taglio dei liquidi, diventano 95,2, stanno lì a 95,2 fino a 2 giorni prima della gara. 94,8 il giorno pre-gara, 93,2, 93,1, 92,8. In peso. E se sono 93,2 stanco aperti mezz'oretta al caldo, perdono quegli ultimi 2 etti di acqua ed è finita, che non mi succede da un bel po' di tempo. Però l'ho dovuto fare io, però per quella gara dei 120 kg l'ho dovuto fare. Ho dovuto perdere mezzo chilo in auto al caldo perché la pancia pesava male, io ero tranquillo, ho detto mi manca un etto per essere in peso, vado al palazzetto, mi mancavano 4,5, ho detto aspetta un attimo che. Però lì Macchina, riscaldamento al massimo, giubbetto. luogo, cuffia, felpa, cuffia, cappuccio, tutto. Però ha funzionato, perché gli ultimi 4 letti hanno funzionato. E qui sì, il sodio non sono più tanto propenso a usarlo perché è più una ricompensa mentale, che vedi lo scarico liquidi Più già da graduale. giorni. Però in realtà tu stai caricando ancora più peso.
e il discorso concettuale che col sodio alzeresti la vasopressina per poi creare un crollo ancora più alto, concettualmente sbagliato. Cioè, è vero, ma non è che poi l'ipofisi è imbecille e ti lascia togliere tutta la vasopressina che vuoi dal corpo per fare questo scarico di qui. Cioè, oltre una certa soglia di calo della vasopressina c'è l'infarto, perché la pressione va troppo bassa e quindi dopo entra un meccanismo di difesa. Allora magari per fare questo carico iniziale ti giochi 8 etti finali di calo peso. Allora non mi piace. Cioè io ho visto questo. Un'ultima cosa che volevo toccare è il discorso di integrazione per la prevenzione di infortuni. Le due cose di cui volevo domandarti era cosa ne pensi dell'integratore di collagene in varie forme e di eventualmente acido ialuronico come integratore orale. Sì. Allora, sull'integrazione per la prevenzione delle articolazioni, direi che dovrebbe essere tutto ponderato allo stadio dell'atleta, cioè molecole come il metilsulfonilmetano, che è già leggero ma non fa, o molto meno glucosamina e condroitina, fanno poco, su un atleta giovane, non usurato, è già una strategia preventiva. Perché l'atleta è messo bene. Man mano che l'atleta invecchia a livello di articolazioni, erosione, consumo, processi artrosici, indurimento, assottigliamento, in base ai tipi di articolazione, se si parla di vertebre e così via, ma qua di nuovo ne sai meglio tu, a quel punto si sale di livello, si inizia a usare cose più complesse, per cui variegate, metilsulfonilmetano abbinato con glucosamina e condroitina. Metilsulfonilmetano, MSM, lo abbreviamo, con questi due glicosidi, glicoammine, scusa, insieme, più il collagene idrolizzato, più l'acido ialuronico. Sono tutti elementi che hanno attività biologica, che è riscontrata scientificamente, e più sei messo male, più cose ci metti, fondamentalmente. A quel punto, più sei messo male, più la qualità dell'integratore conta. Marca scadente, resa scadente, marca buona, prodotto soprattutto buono, che non vuol dire che se costa tanto sia una salvezza. E poi sì, per cui è un po' come un assessment, dici tu sei giovane, tu con una prevenzione di 80 euro all'anno di integratore per articolazioni, hai già fatto. Una persona un po' attempata, che si è un po' consumata, magari spende anche 600 euro all'anno. Se non, finché non fa infiltrazione alle ginocchia, poi quando le fa anche di più. Per cui direi che è tutta una questione di bilanciamento. Per il collagene idrolizzato, se c'è qualche scettico, direi di non avere scetticismi. Il collagene idrolizzato, soprattutto il nativo di tipo 2, è il più attivo a far rigenerare le cartilagini. È anche vero che il collagene dà uno stimolo rigenerativo, cioè ti serve averlo idrolizzato perché delle catene peptidiche specifiche, che sono quelle frazionate che hai nell'integratore, diano lo stimolo alle cellule preposte che sentono questi peptidi, questi frammenti, e dicono: ci sono questi frammenti di collagene. Perché? Cioè, loro non sanno cosa è successo. Sentono i frammenti e dicono: se questi frammenti ci sono, siamo certi che c'è un danno di collagene, dobbiamo ripararlo. Quindi fibroblasti e altre cellule si attivano per produrre collagenasi, che apre il collagene, altri enzimi che sintetizzano collagene, che creano la tripla elica e formano un nuovo collagene. Ma il collagene senza vitamina C, senza il ferro e senza gruppi, cioè molecole che donano gruppi solfuri, non si forma. Motivo per cui dico alzi il livello. Il collagene serve, da solo serve molto meno. Abbinato al metilsulfonilmetano molto di più, perché il metilsulfonilmetano l'unico scopo che ha è portare un atomo di zolfo che serve nei legami della tripla elica del collagene, e per cui va sempre abbinato a qualcos'altro, sempre. Da solo, di nuovo, è una cosa leggerissima che ha poco senso di esistere, un po' tipo la glucosamina. Già un collagene con glucosamina e condroitina, che sono due idratanti della cartilagine, farebbe. Sull'acido ialuronico per bocca,
Allora, direi che è un po' come prendere il coenzima Q10 per bocca, cioè veramente come sparare contro un tornio in corsa con un fucile a piumini, citando Armageddon. E non lo farei, cioè se uno vuole farlo per una questione paradossalmente più antirughe o che idrata la pelle, ok. Però l'acido ialuronico è una molecola abbastanza complessa. Si degrada abbastanza facilmente nello stomaco e nell'intestino e il peso molecolare è discriminante per la potenziale assimilabilità nei tessuti, sia per bocca o per pelle. Per cute, sì, il collagene. L'acido ialuronico, fin tanto che siamo sotto i 5.000, 8.000 kilodalton, 8.000 dalton, scusa, passa. Quando iniziamo a dire 10.000, 15.000 Dalton, no, e le catene pesanti di ialuronico, 50.000 Dalton, 300.000 Dalton, che sono anche quelle che costano meno e che trovi nei cosmetici, quelle rimangono, se le metti sulla fronte, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non passano, non penetrano. E comunque penetrano pochi millimetri. E questa premessa che non me l'hai chiesto, ma lo dico per creare un po' di consapevolezza nel fatto che lo ialuronico per bocca o per cute non è che faccia. Per bocca si degrada, il problema è quello, se no sarebbe molto utile. E comunque devi buttarne giù, cioè tipo 10 grammi al giorno, una follia economica. E per cute lavora sulla cute, fine. Se uno ha bisogno dello ialuronico, piuttosto, o a paziente spende soldi per bocca, qualcosina fa a livello di lubrificante articolare, se no infiltrazione. Tanti hanno paura delle infiltrazioni, però in realtà non c'è niente dopo, cioè dopo c'è operazioni fondamentalmente, o stop della carriera sportiva, per cui in realtà bisognerebbe anche saper ponderare laddove se hai una cartilagine erosa prima di arrivare all'osso, l'infiltrazione di ialuronico farebbe veramente tanto, perché lì butti dentro un alto peso molecolare, ti dà un bel sostegno meccanico, ti protegge la tua cartilagine, degradandosi nel tempo. I frammenti monomerici, dimerici e trimerici dello ialuronico stimolano la cartilagine e il collagene a rigenerarsi, e per cui l'impatto economico alla fine, nella media, se uno è messo male con le cartilagini, va a spendere molto di più a integratori che a infiltrazioni. Cioè, è capace che spendi 2.500 euro di integratori per star benino e magari con 600 euro all'anno di infiltrazioni vai molto meglio. L'infiltrazione va dove la fai, l'integratore va un po' dappertutto, ma l'efficienza media è più bassa. Chiaro. Qualcos'altro che volevi dire, Francesco, perché io bene o male ho finito con le domande. Ma allora, abbiamo parlato dello scarico dell'acqua, che è una cosa che va tanto di moda, per cui mi faceva piacere parlarne, ma la creatina, Vai. se piace l'argomento. Allora, da sempre è forse stato il primo integratore individuato come efficace. Mai smentito, funziona, ma la creatina monoidrato non è assolutamente buona. Direi che fa schifo, perché la monoidrato, adesso qua io non vorrei farla lunga, la monoidrato, immaginiamoci la molecola aperta, leggermente a conformazione di semibarca, la creatina, e cristallizza. Il cristallo puro di creatina o la versione cristallina del sale cloruro di creatina, per cui creatina HCl, per intenderci quando leggiamo le etichette degli integratori, è sempre un cristallo che subisce sempre lo stesso problema strutturale, cioè è così stabile da cristallo che si scioglie poco. Le proprietà polari della molecola in acqua non sono un granché, è abbastanza solubile, ma non troppo. Il tempo di idratazione media è abbastanza alto, perché la conformazione a semibarca è quando la molecola è idratata, altrimenti è a barca, ok? Quando fa il cristallo. E lì, insomma, senza parlare troppo di roba di chimica, è una conformazione che alla molecola piace e che per sciogliersi, insomma, ci vuole del tempo. Il classico tempo della creatina in acqua, do due mescolate, proprio non basta minimamente. Ci vorrebbero 2 o 3 ore per idratarla bene. E la conformazione a barca la rende facilmente degradabile, perché la creatinina è
la creatina che ciclizza. E la creatinina è la versione degradata della creatina, che dà due fastidi: ritenzione, proprio come molecola, aumenta il sodio extracellulare, e come peso renale, perché i reni usano la creatinina quasi come se fosse un ormone per capire quante tossine ci sono nel corpo. Più i reni sentono la creatinina, più sforzeranno per filtrare il sangue, quindi sforzo renale, quindi vasopressina, quindi altra ritenzione. E questo non ce lo togliamo mai dalle scatole fin tanto che parliamo di creatina monoidrato. Quindi creatina monoidrato o creatina triidrato, che fortunatamente non la vendono più perché era un furto commerciale, cioè non esisteva di fatto, era tecnicamente possibile quel cristallo, nessuno lo produceva. O la creatina malato, che è un sale organico, è un po' più solubile, però di nuovo la molecola, mentre si scioglie dal sale, si scioglie di solito. La fase finale del scioglimento avviene nello stomaco a pH basso, acido, e a temperatura corporea. Sopra i 30 gradi la creatina in ambiente acido ciclizza, per cui diventa creatinina. Ancora prima di assimilare quella molecola su un sale tipo creatina malato o su un monoidrato, perdiamo dal 50% o in più di quella molecola nella forma degradata, che non è più funzionale e che è quindi un peso funzionale per il nostro organismo, per i reni e per il fatto che dà peso osmotico al sangue. Se andiamo su una creatina di qualità, Etilester, o fortunatamente adesso c'è da un annetto e mezzo disponibile sul mercato la creatina peptidica, sono due tecnologie che fondamentalmente funzionano proprio come principio chimico, cioè è stata una bella intuizione vecchia. La Etilester soprattutto perché la si poteva già comprare nel 2012 e come dicevo la creatina che sia a barca, semibarca o aperta su una delle due parti che possono ciclizzare si aggiunge un gruppo che si chiama proprio protettore, un gruppo chimico che lega chimicamente la molecola, per cui etilestere, un legame estere del gruppo etilico sulla creatina. E questo legame che cozza non fa più legare le due estremità della creatina, anche in condizioni favorevoli come a pH acido nello stomaco. Di conseguenza, creatina etilestere, che intanto è molto più solubile in acqua, e creatina peptidica, che non ha un legame estere con un gruppo etilico, ma con una catena di peptidi di proteine di un peptide. Dell'alfa globulina della lattoalbumina bovina, avendo un legame chimico su questo peptide, il peptide fa sempre da gruppo protettore, cioè la creatina può entrare nello stomaco, è protetta, non ciclizzerà fin tanto che è legata alla catena peptidica o al gruppo protettore etilestere attaccato, non diventerà creatinina. Ce ne basta anche meno della metà perché abbia un effetto biologico e non dà retenzione. La retenzione è solo quella secondaria, cioè quando consumiamo quella creatina e diventa creatinina per ciclo naturale, per cui per esaurimento nelle cellule, ci sarà un piccolo eccesso di creatinina che non dovrebbe esserci perché l'abbiamo integrata, ma che è più o meno tipo un surplus del 6-9%. Quando integriamo creatina monoidrato, il surplus di creatinina è del 90, del 160% in base a quanto ne buttiamo dentro e a quanto è buono l'integratore. Per cui l'ho fatta il più corta possibile perché ho fatto un video di 30 minuti su questa roba, però non si bada assolutamente a questa cosa e neanche le aziende se ne preoccupano, le aziende non gli interessa, l'azienda vuole vendere ciò che viene richiesto, cioè creare la domanda e quindi creare l'offerta è costoso. Invece, se c'è già la domanda, tu offri e fai prima. E purtroppo pochissime aziende si stanno preoccupando di fare formazione da ormai più di 10 anni su delle nuove tecnologie potenzialmente utili nel mondo dell'integrazione. Sono poche quelle che lo fanno a nicchia, scelgono uno sport, fanno qualcosa di specifico e contano sempre, per carità, il capitale, perché se poi è un bel progetto e fallisce economicamente, non va bene. Però è ovvio che a volte quando vai sul grande pubblico, secondo me non serve neanche spendere troppo, bisogna solo avere pazienza. Spendere il giusto, far sì che ci si crei questa cultura per migliorare l'atleta, perché questa cosa qua è
super innovative. Io ormai ne parlo quasi rassegnato, ma la catena di Lester e la catena di Predica sono super innovative. Cioè, se uno vuole investire bene i soldi su un integratore, sceglie quello. Perché con addirittura la catena di Predica te ne bastano 1,2-1,6 grammi per avere 5 volte l'effetto biologico di 5 grammi di catena monoidrato. Adesso non basta, perché sennò io continuo. Se parliamo di creatina io vado avanti. Ok, Francesco, se non hai altri argomenti che vuoi toccare, per me possiamo chiuderla qui. Sì, non voglio tediare troppo il pubblico, perché non è cos'è, abbiamo fatto già un'oretta buona. Un'ora e un quarto. Ok, Francesco, se qualcuno volesse contattarti, chiederti qualcosa, hai qualche contatto da lasciare per essere contattato, appunto? Instagram, Facebook, YouTube, mi trovate sempre Ram Nutrition, o anche Francesco Pellizzi in realtà, però insomma, Ram Nutrition è il logo che ho scelto per il mio lavoro. Ok, perfetto. Francesco, ti ringrazio, grazie del tuo tempo, della disponibilità. Buona serata, ciao. Anche a te. Ciao, ciao a tutti.